fattori di rischio cardiovascolare. Abbiamo quelli non modificabili come per esempio l'età oppure la familiarità, ma abbiamo anche quelli per fortuna modificabili, a iniziare dal fumo, diabete, ipertensione arteriosa, l'obesità, la sindrome metabolica e la triade lipidica, vuol dire colesterolo elevato, HDL, il colesterolo buono basso e trigliceridi elevati. La caratteristica dei trigliceridi è che spesso si accompagnano ad altri fattori di rischio. Non a caso sono frequenti nella sindrome metabolica, non a caso sono la caratteristica dell'obesità, del diabete. E quindi per questo si è visto, gli studi epidemiologici hanno dimostrato che avere una trigliceridemia maggiore di 200 mg di L è un fattore di rischio. Però si è visto anche che quando sono presenti più fattori di rischio, ebbene il campanello d'allarme scatta quando sono al di sopra dei 150 mg. Che possibilità terapeutiche abbiamo? Lo stile di vita è in modo particolare. La dieta è fondamentale, la dieta vuol dire soprattutto, ancora una volta, dieta mediterranea, con qualche accorgimento, perché nei confronti per esempio dell'ipercolesterolemia, bene, significa togliere il grasso alle carni, non privilegiare l'olio d'oliva rispetto al burro, limitare i dolci perché sappiamo come sono fatti con componenti che derivano dai grassi. Ebbene, per i trigliceridi bisogna anche limitare, oltre ai grassi, anche i carboidrati, che vuol dire cercare di limitare le porzioni di pasta, di non mangiare, non siamo, soprattutto negli adulti, non dobbiamo mangiare pasta ogni giorno, limitarlo anche nelle porzioni, preferire come abitudine mangiare più a pranzo che a cena, perché a cena abbiamo più difficoltà a svolgere attività fisica e questi carboidrati, se non li bruciamo, se no, attraverso l'attività fisica vanno a finire a grassi deposito che sono i trigliceridi. L'attività fisica, a proposito, è fondamentale perché è terapia per i trigliceridi, mentre l'attività fisica incide poco sul colesterolo, però aumenta il colesterolo HDL, riduce di molto i trigliceridi, oltre ad avere altri benefici, per esempio sulla pressione arteriosa, sul diabete, sulla riduzione del peso, per le donne anche per contrastare l'osteoporosi. Ebbene, l'attività fisica è terapia, quindi cerchiamo di prescriverla. Non sempre i nostri pazienti devono andare in piscina o in palestra, magari avessero voglia, magari avessero il tempo, ma bisogna spingerle anche a fare piccole cose come a camminare a passo veloce, cercare di fare scale a piedi. Una cicletta, un tapis roulant davanti al televisore, si segue il programma preferito, ma invece di stare sul divano cerchiamo di fare attività fisica, perché l'attività fisica stimola, a proposito di trigliceridi, un enzima, la lipoprotein lipasi, che scinde i trigliceridi. La scissione dei trigliceridi porta agli acidi grassi che sono fondamentali come carburante per i nostri muscoli. E, tra stile di vita e terapia farmacologica c'è anche il trattamento non farmacologico. Ebbene, diciamo come trattamento farmacologico ci sono i fibrati e l'acido nicotinico. I fibrati riducono molto i trigliceridi, aumentano anche l'HDL. Ebbene, però i fibrati negli studi a lungo termine non sempre hanno protetto il paziente in toto, cioè nel senso magari diminuiscono gli eventi cardiovascolari, aumentano un po' quelli non cardiovascolari, alla fine il beneficio in termini di mortalità totale non è poi così evidente. E anche se i fibrati hanno la loro nicchia importante quando i trigliceridi sono molto elevati e quando l'HDL è molto basso. Ebbene, in questa casistica il rapporto costo-beneficio è a favore dei fibrati. Per fortuna però c'è il trattamento non farmacologico. Quando parliamo di trattamento non farmacologico, per quanto riguarda i trigliceridi, sono soprattutto gli omega 3. Come agiscono gli omega 3? Gli omega 3 aumentano la beta-ossidazione, quindi vuol dire che noi consumiamo più acidi grassi. Gli acidi grassi
sono così meno disponibili per la sintesi di trigliceridi. Se vogliamo usare un termine tecnico, la sintesi delle VLDL, cioè sono quelle lipoproteine ricche in trigliceridi. Ebbene, quindi minor produzione, è chiaro che avremo minor dismissione in circolo e quindi minor trigliceridemia. Quindi gli omega 3 a dosaggio metabolico, che è diverso dal dosaggio cardiologico, nel senso che nello studio G si è dimostrato le proprietà antiaritmiche degli omega 3 con un grammo al giorno. Invece per quanto riguarda le ipertrigliceridemie, in cui gli omega 3 sono efficaci, bene, però dovremmo prendere 2 o 3 grammi al giorno di omega 3. Che sia importante questo tipo di trattamento lo dimostra la nota 13. Uno Stato che tende a risparmiare, giustamente dal punto di vista della spesa sanitaria, della spesa farmacologica, ebbene concede gli omega 3 in regime gratuito ai soggetti che hanno i chilomicroni alti, l'ipertrigliceridemia familiare, nelle forme di iperlipemia combinata, cioè quando abbiamo oltre il colesterolo totale elevato anche i trigliceridi elevati. Se vogliamo dare qualche numero, colesterolo LDL maggiore di 160 mg e trigliceridi maggiore di 200 mg, ebbene possiamo usare le statine e possiamo usare in associazione anche gli omega 3. Gli omega 3 dopo anche sappiamo della nota, quella cardiologica 94, per quanto riguarda appunto l'uso in prevenzione secondaria quando si è avuto un infarto. E quindi gli omega 3 che troviamo anche però anche in natura, perché non troviamo soltanto come nutraceutico, cioè come capsule che contengono queste sostanze estratte dalla natura, dai pesci, ma li troviamo anche come alimenti funzionali, proprio nei pesci. Nei pesci che contengono omega 3, alcuni esempi sono per esempio l'anguilla, il salmone, il tonno, lo sgombro, lo spada e via dicendo, il branzino, sono parecchi le fonti di omega 3 e ci sono anche le noci. Le noci, in genere la frutta secca contiene omega 3 e il dosaggio, quello che ci serve ogni giorno, è un grammo. Ricordiamo che basta due porzioni di pesce alla settimana per raggiungere questa media di un grammo al giorno. Ricordare che attenzione ai pesci, soprattutto quelli predatori come il tonno, per esempio, lo spada, lo sgombro, perché c'è un accumulo di mercurio. Quindi il consiglio è sì, prendere pesci, però cercare di variare le specie proprio per evitare questo accumulo di mercurio. E nei soggetti però che hanno l'ipertrigliceridemia, ebbene, se il pesce è sempre una buona norma, una delle basi della dieta mediterranea, ricordiamoci che ci sono appunto gli omega 3 che sono efficaci.